Ma buongiorno, che si racconta in paese? Hello! Negli anni a venire, scoprire nuovi posti che siano nello spazio o sulla terra o in mare era un'emozione unica e rara molto spesso. Le tecnologie di allora non erano ancora così sviluppate da permettere ricerche avanzate, ma oggi le cose sono diverse. Che sia nello spazio o sul nostro pianeta in fondo al mare, come detto prima, le recenti scoperte che vedremo oggi vi lasceranno a bocca aperta. Se quindi siete già passati sulla pagina Instagram ufficiale del canale e siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Balene con gambe. Nonostante la preistoricità di alcune creature, continuiamo ogni anno a trovarne qualcuna nuova, in grado di farci dire wow! Come questo, una balena con le gambe. Cioè, capite? Non solo era una balena, ma aveva pure le gambe, quindi in grado di andare sia sulla terra che sul mare. Il fossile ritrovato risale a 43 milioni di anni fa, ed è stato ritrovato nelle coste del Perù, dove sembra cacciasse con i suoi denti affilati. Il nome che gli hanno dato è Peregocetus pacificus. Ovviamente non ho la minima idea di cosa voglia dire. Comunque la sua esistenza rimane ancora ipotetica, perché secondo i ricercatori la prima balena dovrebbe essere nata nel sud dell'Asia e non in Perù. C'è davvero qualquadra che non cosa. Intanto questo animaletto da 4 metri devo dire che è abbastanza inquietante, o no? Pompei. L'esplosione del Vesuvio nell'anno 79 è stato così terrificante da aver distrutto tutta Pompei, pietrificando i suoi abitanti e lasciando la storia paralizzata in quel periodo. Sfortunatamente nessuno si è salvato, e ancora oggi la città pietrificata è fonte di scoperte incredibili, perché è un'area molto vasta e ci vorranno anni e anni prima di concludere queste ricerche. La più recente di queste scoperte riguarda uno strano box con dentro degli oggetti, a volte anche sinistri. Il posto dove era situato questo box si chiama Casa del Giardino Incantato, che era usato come zona per il culto dei Lari. I Lari erano antiche divinità religiose romane di allora, e questi oggetti potrebbero proprio essere oggetti spirituali utilizzati per chissà quali scopi o rituali. C'erano vari tipi di gioielli, pupazzi con forme umane, anche se molto storpiate e piccoli teschi. Piante. Come ad alcuni di noi piace mangiare varie piante per stare in forma, beh, anche alle piante sembra piaccia un genere di carne, forse pure umana, ma quello non è sicuro. Comunque sia, dei ricercatori in Ontario, in Canada, hanno scoperto di recente una pianta carnivora che mangia specialmente i vertebrati, e tra i suoi preferiti ci sono le lucertole. Impiega dai 3 ai 19 giorni per digerire la sua preda. In realtà non è una novità quella delle piante carnivore, ma di solito si limitavano solo a mangiare piccoli insetti, nulla di più. Il fatto che ora si è scoperto che alcune mangiano pure animali di più grossa taglia e con una composizione diversa, porta il mondo delle piante a un altro livello, e potrebbe confermare il fatto che molti anni fa ne esistessero alcune così grandi e carnivore da divorare pure gli esseri umani. E quindi quasi quasi vado a vedere se la mia pianta ha bisogno di carne umana oppure può sopravvivere senza mangiarmi, chissà. Ragni. Ok, aracnofobici, meglio se chiudete gli occhi. O li tenete aperti per conoscere il vostro nemico, fate come volete. Comunque, nel sud dell'Indiana è stata ritrovata una specie di ragno più unica che rara, perché l'unico posto in cui è possibile guardarle è proprio questa caverna in Indiana. Ma chi cavolo vorrebbe vederli sti ragni? Beh, non fanno così tanta paura perché sono grandi circa 2 mm e hanno una tela molto sottile, quasi trasparente, che però ha una presa molto potente. È stato soprannominato Islandiana Lewisi, in onore del ricercatore che lo aveva trovato, cioè Julian Lewis. La cosa più incredibile è che questa è una specie di ragno che soffre di nanismo e non se ne vedeva una da più di 30 anni, proprio a causa delle dimensioni contenute. Ornitorinco. Avrete sicuramente sentito parlare dell'ornitorinco, quell'animale col becco a papera. Ma quanti hanno mai sentito parlare dell'ornitorinco preistorico, Taral Koschild? Questo è il suo nome che vi farà mordere la lingua di sicuro. Era alto un metro ed era il contrario dell'ornitorinco di oggi, completamente dentato e pronto ad azzannare le sue prede. Era un vero e proprio predatore di 15 milioni di anni fa. Questo ha sconvolto ogni cosa, perché in teoria l'antenato dell'attuale ornitorinco doveva risalire a circa 60 milioni di anni fa, ed essersi piano piano ridotto diventando l'animale che è ora, senza denti e senza mai avere intenzioni omicide. Al contrario, questo antico essere sembra sfidasse chiunque per la sua supremazia, nonostante le ridotte dimensioni per quei tempi,
dove lo standard di un animale partiva dai 3 metri. Sì, come i giovani di oggi, insomma. E pausa quiz! Tutto questo sapere mi ha messo sete, quindi ora andrò a bere e taglierò la parte, perché ve lo dico, volevo solo dirlo. Comunque, l'ultima volta vi avevo chiesto quale fosse la famosa località dove abitavano solo donne. E giustamente è Noiva de Cordeiro. Vivono solo donne, come detto prima, e alcune sono anche sposate. Ma in qualunque caso, nessun maschio può vivere con loro. Per il prossimo quiz dovrete aspettare il prossimo video, ma intanto vi ricordo di dare una piccola occhiata anche al canale di gaming, di Top. E adesso andiamo avanti, gente. Bunker. Durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti avevano creato dei bunker un po' ovunque per assicurarsi rifugi sicuri e non venir colti impreparati, e ogni anno se ne trovano di nuovi. Di recente ne è stato appunto scoperto uno preservato molto bene nel Golfo della Finlandia. Hanno scavato per molti giorni per riuscire a trovarlo e pensate che aveva un intero cannone antiaereo come difesa. Chiunque non autorizzato provava ad avvicinarsi veniva polverizzato senza pietà. Adesso si stanno conducendo altre ricerche per vedere cosa può esserci di interessante. Ed essendo un bunker nazista, penso ci sia davvero il mondo lì dentro. Spazio misterioso. Come sappiamo, la NASA è l'ente che più di altre trova cose straordinarie in cielo. Beh sì, sono cose che non potremo mai raggiungere in questa vita, ma almeno sappiamo che ci sono. Come la scoperta di una peculiare stella nana bianca. Sono stelle piccole con una luce molto debole, tendente al bianco, e hanno le dimensioni della Terra più o meno. È vero, durante gli anni ne sono state scoperte tante. Ma questa è diversa, perché intorno a sé ha un anello di detriti, proprio come Saturno. Cosa mai vista, perché di solito tutto ciò che gira intorno a una stella bianca tende a sparire e basta. Probabilmente questa è anche la nana più antica mai ritrovata. Potrebbe avere miliardi di anni alle spalle. E i suoi detriti intorno potrebbero aver acceso una nuova discussione alla NASA, per capire come mai un fenomeno del genere. Loch Ness. Quando pensiamo al nome Loch Ness, di solito ci viene in mente il mostro leggendario, appunto Loch Ness, o no? Beh, direte no, perché chi cavolo pensa al mostro di Loch Ness così all'improvviso, senza un motivo? Comunque, questo animale dovrebbe trovarsi nel lago Ness, situato a sud-ovest di Inverness. Ma oltre a essere famosa per il mostriciattolo a cui è ispirato pure un Pokémon, lo è per le ricerche archeologiche importantissime della zona, come per esempio quella riguardante una setta che eseguiva riti religiosi nell'area. Prima, nel 2015, una tomba contenente urne utilizzate come doni ai defunti, per farli trapassare oltre e andare nell'aldilà. Poi, nel 2019, un'altra tomba, sempre con molti oggetti misteriosi al suo interno. Tutto ciò era appunto coperto fino al 2015 da vari detriti e terra che sono stati elevati con gli anni a causa della lavorazione di quest'ultima, in queste zone con macchine agricole. Come saprete, per creare un orto bisogna per forza alzare pezzi di terreno e andando avanti diminuisce sempre più l'altezza del suolo. Insomma, davvero avremo a che fare con degli strani culti là sotto? E forse venerano questo mostro di Loch Ness? Si sa solo che il tutto risale a 4.000 anni fa. Spade vichinghe. Immaginate di trovare per caso un'antica reliquia dei tempi andati, magari risalente all'era dei vichinghi o forse anche prima. Che fareste? Ovvio, io mi terrei questa cosa e la rivenderei al miglior offerente, ma ecco, diciamo che non sono tutti come me tirchi. Ma la storia che vi ho detto non era un aneddoto stupido che ho inventato. Una bambina di 8 anni, di nome Saga Venecek, mentre nuotava nel lago vicino a casa sua, cioè il lago Vidosten, ha trovato qualcosa di incredibile. Una spada risalente all'era dei vichinghi. È strano che nessuno se ne sia accorto in tutto quel tempo, ma a quanto pare quel lago potrebbe essere stato un luogo di funerali. Sapete che i vichinghi bruciano i loro cari senza vita in una bara che poi fanno galleggiare in mare o appunto in un lago? Ecco, potrebbe essere che quel lago servisse proprio a questo scopo. È stata pure ritrovata una spilla della stessa età della spada che serviva a commemorare i morti. La vera domanda però è, perché io a 8 anni non sapevo nuotare e gli altri bambini sì? Altri bunker. Come detto prima, ai nostri amici tedeschi durante la guerra piaceva costruire bunker, ma non si limitavano a fare un piccolo spazio rifornito di viveri necessari alla sopravvivenza e magari un piccolo bagno incluso. Assolutamente no. Tra i bunker più grandi mai ritrovati ci sono quelli del confine tra Francia e Spagna, circa 80 che potevano benissimo essere degli hotel, per via della grandezza. Riuscivano a dare a casa a 180 soldati che avevano tutto quanto all'interno di quei 7500 metri cubi di mura.
Bagni, cucine attrezzate, stanze da letto con muri da 3 metri di altezza. Cioè, manco io vivo in posti del genere. Tutto questo sembra fosse stato fatto apposta, un investimento che serviva a tenere i soldati in quella zona più a lungo possibile per invogliarli a combattere sentendosi a casa. Dopo la guerra, fino al 1970, i bambini venivano spesso a giocare, ma poi si decise di chiuderli con della sabbia perché ritenuti troppo pericolosi, nel caso ci fossero state ancora delle armi all'interno. Però parte del terreno è stato riaperto e trasformato in un museo nel 2001, e anche adesso se ne stanno aprendo sempre di più. Con questo concludiamo. L'archeologia è affascinante. Non so come questo video andrà su YouTube, ma spero raggiunga più persone possibili, perché la storia ci aiuta a comprendere com'era il mondo un tempo e quali errori dobbiamo evitare di commettere in futuro. Noi ci lasciamo qua, gente, stesso posto, stessa voce e orario diverso.